L'aumento dei turisti a Pasqua a Napoli e in Campania è la conferma del lavoro svolto con la programmazione messa in campo dalla Regione. I dati dicono che si ottiene un grande successo in termini di affluenza, non bisogna però essere mai paghi. Così l'assessore regionale al turismo e beni culturali Pasquale Sommese, nel corso di un incontro nel quale ha voluto fare il punto della situazione e un bilancio delle festività appena trascorse. Confermiamo questa grande attenzione per le nostre bellezze, per la Campania, i nuovi arrivi grazie alle nuove rotte dove giapponesi, inglesi, israeliani, con voli diretti anche per Tel Aviv, hanno consentito questo grande successo di 12.000 visitatori agli scavi di Pompei, 2.500 ad Ercolano, così Oplonti, Stabia, 3.000 ingressi al Mastiangioino, 2.500 presenze nella nostra i tesori di San Gennaro e ovunque nella nostra regione turisti che hanno sfidato il freddo, il vento, la pioggia, ma hanno confermato l'attenzione e noi dobbiamo essere al centro con una politica che crea le precondizioni all'accoglienza e soprattutto mediante la mobilità turistica e tutti i servizi che possiamo offrire, mirando soprattutto ad essere la Campania, la capitale dell'intero Mediterraneo, così come Napoli, la grande città europea. Più il turismo di qualità, di eccellenza, apprezzano le nostre bellezze, la bellezza della costa, del Golfo di Napoli, ma soprattutto quella cultura dell'accoglienza e le terme, il termalismo, le bellezze archeologiche, monumentali, c'è tutto, la Campania è un paradiso. Si continua a lavorare in Campania sul versante della mobilità con il progetto Campania Express che legherà in tempi veloci il Cilento con la penisola sorrentina e l'area flegrea, in sinergia con il Ministero sul programma Valore Cultura per fare di Napoli una città europea e la Campania riferimento per l'intero Mediterraneo. L'appello da parte di Sommese è che tutti insieme, ognuno per le sue competenze, possano rendere stabile in via definitiva questi straordinari risultati e naturalmente l'auspicio di tutti.